Buongiorno! Buongiorno, piccolo gattino Ruru bianco che urli come Tarzan! Ah! Abbiamo già azionato il robot, o come lo chiamerebbe Denver, il mostro! Meglio che vado dall'altra parte che non si sa mai che mi attacchi. Denver! Vieni a far colazione, gatto Denver! Vieni! Vieni dall'altra parte, gatto Denver! Oh! Non vi ho fatto vedere, questo è il nostro presepe. Abbiamo delle statuine enormi, enormi veramente, e però manca tutto il resto. Però per adesso non pensavamo nemmeno di farlo e poi ce le hanno regalate, quindi per il momento sono qua. E ci sono i tre re, ovviamente, che sono giganteschi. E ovviamente Giuseppe e Maria con... Sì, ma questo non dovevamo metterlo. Questo dobbiamo tenerlo da parte e metterlo il 25, lo metteremo qua, ok? E quindi c'è l'asinello, c'è il bue e poi le pecorelle, l'ha posizionato Tomas, quindi lamentatevi con Tomas. Ecco, questo è quanto. Comunque Gesù bambino lo mettiamo il 25 e andrei in cucina mentre il robot pulisce per me, fantastico. E ho comprato lo yogurt greco, ah eccolo qua, voilà. Anche stavolta ho preso quello 0%, poi un po' di muesli come al solito e poi un po' di miele ci aggiungeremo, ecco qua, l'ho messo qua. E poi forse prenderò direttamente una mela dal cesto della frutta. Intanto mi avete chiesto quali vitamine sto prendendo per i capelli e ce ne sono svariate in realtà, di vari brand che me le spediscono. Queste che sto finendo sono gli orsacchiotti gommosi, che sono anche buoni tra l'altro, e sono di questo brand che si chiama NH, forse qui lo vedete meglio, fanno anche la vitamina D, la vitamina C, questa è la vitamina C per farvi vedere, e il brand si chiama NH Noble Health. NH, che tra l'altro è il mio nome e cognome, però sta per NH, sta per Noble Health. E appunto hanno un sacco di questi e sono tutte caramelle gommose molto molto buone. E poi penso che una volta finiti quelli inizierò con queste che sono sempre dello stesso brand. Se la mia videocamera mette a fuoco, ok, sono sempre dello stesso brand, però sono appunto le classiche compresse, insomma, anche se devo dire che preferivo le caramelle gommose. Ok, colazioncina pronta, c'è appunto lo yogurt greco 0% con muesli e miele e poi un kiwi, un kiwo. Colazione time con gatto Denver che come al solito chiacchiera un sacco. Ma gatto Denver, dopo ti do le coccole, promesso? Promesso, adesso non posso. Gatto Denver, dopo devo uscire, mi devo preparare, sono già tardi. E miau. Gatto Denver, gatto Denver. Mio piccolo gattino Ruru bianco, chi piccolo gattino Ruru bianco, io sono Ruru bianca con questa vestaglietta, sono Ruru bianca e pelosa come Ruru Never. Nel frattempo ho già finito il montaggio, in realtà l'ho finito stanotte, e però mancavano, praticamente il file non si è creato perché si è staccato il cavo, non so se sono stati i gatti o non l'ho attaccato io bene, quindi il computer si è spento nel frattempo e quindi ho dovuto appunto fare ancora qualche accorgimento con la musica di background e adesso sto creando il file. Una volta che si sarà creato modificherò anche saturazione, contrasto, se c'è bisogno luminosità, ma non credo, e dopodiché posso mandarlo online. Sono molto contenta di continuare con i video dal lunedì al venerdì sempre, anche dopo le feste, e sono contenta che anche voi siate contenti, quindi adesso pappa e dopodiché usciamo. Un'altra cosa che bisogna fare obbligatoriamente la mattina è aprire il calendario dell'avvento e siamo alla casella 21, mamma mia, 21, mancano 4 giorni a Natale. Riesco mai a farli uscire? Ce la faremo, evviva! E che cosa c'è? Ah, c'è praticamente uno slittino ed un bambino che si diverte. Devo dire che però sul cioccolatino sembra quasi più un ciclista. E altra cosa che dobbiamo aprire, altro calendario dell'avvento. Siamo alla casella, oh mio Dio, ma mi dimentico sempre di aprirle, cioè praticamente mi ricordo quando faccio i vlog. Quindi abbiamo la 20 e la 21. Ta-na-ta-na.
un matte lipstick, è un color fucsia bellissimo, un fucsia, sì, un fucsia viola, dai, stupendo. Arriviamo alla casella 21. Solita musichetta. Non riesco ad aprirlo con una mano. Aiuto, strappiamo tutto. Sì. Ok. Nix. Fallo un po' più facile da aprire con una mano sola per noi poveri vlogger. È un nuovo lingerie, però è di questo, che colore è? Un color carne scuro, tipo un color spezia, come si potrebbe chiamare questo colore? Un color spezia rosso, rosato, boh, non lo so, non sono brava a descrivere i colori, ma voglio farvi notare che mancano solo 4 giorni a Natale. Abbiamo 3 giorni alla vigilia e 4 giorni a Natale. Oddio, manca pochissimo, ragazzi. Sono troppo contenta. Ed ora vado a prepararmi perché mi aspetta la commercialista. Quindi ci vediamo tra un po'. Vestita, non in vestaglia. Finito dal commercialista. Non pensavo di metterci così tanto, ma ci ho messo più di un'ora. E adesso sto andando direttamente dal dentista. Mi sono fatta una passeggiatina perché mi seccava a rimuovere l'auto, cioè muoverla di nuovo per un pezzetto che non è poi così grande, quindi mi sto facendo una passeggiata. Sono completamente struccata, ma non ho fatto assolutamente in tempo a truccarmi oggi. Mi sembra sempre di dirvelo, oddio non sono riuscita a truccarmi, perché siete comunque abituati a vedermi truccata, ma a volte invece o perché faccio riposare la pelle o perché magari non ho letteralmente tempo, non mi trucco, ma mi truccherò più tardi. E sì, oggi è una splendida giornata, non so se si vede il sole, ma una splendida giornata. Vi faccio vedere l'outfit di oggi. Vi faccio vedere l'outfit di oggi, che è in realtà total black. Ho i mocassini, quelli laccati di Gucci. Una dolce vita nera semplicissima, con la mia collanina, con il lucchetto. E poi il cappotto di Stella McCartney, quello cammello che adoro. E la borsa è quella Givenchy. Sto tornando verso la macchina e guardate che splendidi colori ci sono. Un splendido tramonto con tutte le nuvole rosa. Bellissimo. Sì? Buongiorno, patatone. Buongiorno. Scusa, raccontaci che cosa hai mangiato oggi. Non c'era pranzo, non c'era, allora, nella vostra umile azienda. Che cosa c'era oggi? Caviale? Allora, no, perché se voi vi siete persi qualche puntata prima, Tomas al lavoro mangia sempre tipo ristorante 5 stelle. Io sono qua che sbavo ogni volta che mi racconta. Sì, e ieri hai mangiato la pasta crema, il dolcetto con la crema fresca. Poi c'è la pasta con le vongole e il branzino. Come non è così? Sì, oggi no, che cosa c'era? Allora, no! No, oggi non c'era il pranzo. Gelato a cascata, pizza. Niente di cascata. A cascata. Allora, intanto i gelati sono una volta a settimana. Solo! Poveri questi, poveri dipendenti, come vi trattano male. E la pizza. Solo una volta a settimana. Io farei una lettera per lamentarmi. Allora, oggi non c'era il pranzo. Porca miseria. Ma c'era un buffet. Pure! Per come auguri di Natale. Pure il buffet. Infatti ha parlato anche il presidente, il direttore generale. E tu cosa hai mangiato? E c'era fatto questo buffet alla fine, cioè c'era praticamente, c'era un buffet, sì, tutto intorno, c'erano questi tavoli e così. Hai capito. Io ho mangiato, quindi io sono andato. Cosa hai mangiato? Raccontaci. Allora, ho mangiato. Immagino che non sia trattenuto. No, allora c'è una piadina enorme. Quanto grande? Così. Di cosa? Di mozzarelle. No! Mozzarelle, ma erano tagliate le mozzarelle. Tu ti sei avventato là, immagino. Io ho preso. Ovviamente, che Tomas è pazzo per i formaggi. Ho preso le mozzarelle, ho riempito un piatto. Mozzarelle e pomodoro. Ah, e basta, solo questo hai mangiato? No, ovvio. Ah, e sì. Poi ho mangiato ancora prosciutto cotto tagliato a mano. Tagliato a mano. Brutto patatone, E dopo? E poi ho bevuto. Poi? Ho bevuto tanto oggi. Ho bevuto 2 bicchieri d'acqua. Perché lo sgrido sempre che beve troppo poca acqua, Tomas. Ho bevuto 2 bicchieri d'acqua. Così tanti? Forse anche 3. Porca miseria, non sarà troppo? E tre bicchieri di arancia rossa. Oh la miseria! E tutto l'altro. 6 bicchieri hai bevuto? Ma secondo me ho bevuto sicuramente 1 litro. Porca vacca! Secondo me è troppo. Io mi fermerei per una settimana. Scusa, e dopo dolce non hai mangiato niente?
Non ti credo. No, non è vero. Niente dolci Pandoro, cosa c'era? Bignè. Sì, c'erano i cestini, niente. C'erano i Questa era prima, però prima vedi come viene fuori la verità. Allora, questo che io sto dicendo adesso, questo ho il singhiozzo tutto il tempo. Non ti preoccupare. Ovviamente questo che ho raccontato adesso, questo era l'augurio di Natale per tutta l'azienda. Ah, cosa c'era poi anche l'augurio invece stamattina, Capodanno? Stamattina alle 11:10. 10:11 abbiamo fatto invece una specie di un altro? Ma scusa, lavorate voi? Ma oggi erano... E due tutto rinfreschi? Auguri. Sì sì, auguri, certo, tutto il giorno a farsi gli auguri e a mangiare oggi, come porci. Oggi abbiamo fatto questo rinfresco per quelli della mia sezione, cioè per risorse umane. E cosa c'era? E c'era poco. Ma poco? C'erano panettoni, non sì? Pandori, ma panettoni. No, che scarsoni. Ho preso giusto un pezzetto. Che schifo il panettone. Poi era da bere, basta. Ah, basta. No, aspetta, dopo c'è ancora qualcosa. Bignè, cestini, dolcetti, niente, che strano. No, non c'era. Almeno non mi ricordo. Boh, quindi un due pezzetti di panettone. Beh, mica male, dai. Mica male, ah? Patatone. Come si fa a far passare il singhiozzo? Devi trattenere il respiro. Diteci a casa come si fa. No, sì, devi trattenere il respiro. E bere acqua anche. Ok, da adesso non ucciderti qua davanti a noi. Vediamo se funziona. In diretta. Tic. Ma per quanto tempo? Fino a quando svieni? Non funziona. No, comunque questi guanti... Racconta cosa sono questi guanti. Per fare allenamenti in palestra. Ah, ecco. Ok, va bene. Adesso mi cambio, anche se in realtà dopo andiamo dalla nonna di Tomascia a cena e le porteremo un regaletto di Natale. Mi è appena arrivato un pacco della DHL in questo preciso istante. Guardate che bel pacchettino e mi arriva da Diego Della Palma. Sì, gatto Dever, non è per te! Non sono croccantini per i gatti! Tu annusa. Cato Denver deve sempre annusare e poi si struscia. Significa che lo approva. Comunque è forse il pacchetto più bello, veramente. Come packaging è stupendo, con tutti questi glitterini. E poi è rosa! È rosa, caro Denver! E c'è scritto, cara Nicole, con l'esclusiva Holiday Collection Diego Della Palma Milano, ti auguriamo un Natale sfavillante! Hashtag Diego Della Palma. Angela e Irene, grazie ragazze, bellissimo! E vado subito in diretta, in video, a metterlo sotto l'albero. Sì, che bellezza! Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua. Oh là là, sì. Devo dire che abbiamo veramente tantissimi regali. Tanti, tanti, tanti regali. Sono molto, molto fiera del nostro albero. E in realtà adesso devo muovermi a caricare il video perché sicuramente il file si è creato. Che cos'è sta roba? Sicuramente il file si è creato. Oh mio Dio. Che immagine è questa? Sembra ubriaca. Il video è in caricamento. Mancano 11 minuti. E mi piace un sacco l'anteprima che ho preparato e questo è il video che in realtà per voi che siete nel futuro già avete visto, io lo sto caricando perché per voi è andato online ieri e testiamo insieme i famosi su Instagram, ne vale la pena, ho già fatto un video del genere che vi era piaciuto tantissimo, ovviamente con tutt'altri prodotti e quindi ho deciso di rifarlo con prodotti che mi sono arrivati da poco, quindi sono le 19:36 e tra un po' dobbiamo andare a cena della nonna di Tomar, sono contenta perché ho veramente fame perché anche oggi ho saltato il pranzo, mannaggia, e nel frattempo abbiamo fatto qualche foto, io ho preparato un Instagram story per un brand e quindi sì, tra un po' si esce. Ok, let's go boom. to the rhythm of the night, yeah. Guardate come si veste Patatone, tutto Dr. Martens, giubbotto in pelle. Di che marca? Diesel. Ah, ti piace tanto Diesel, vero? Sì, mi piace. Let's go. Io guido così. C'è sempre la discoteca in auto nostra. Sì. Ciao Brinček, oddio sei contentissimo. Ciao Brinček. Guardate che bello l'albero. In realtà è un olivo enorme. Ma
Ah sì, Brinček, dai, apri, povero, se no. Adesso arriviamo! Brinček! Si chiama Brin. Brinček sarebbe piccolo Brin in sloveno. Ciao, Brin! Ha un'energia passiva. Oddio, aiuto, aiuto! Bravo, bravo, Brin! Sedi! 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 Sedi, Brin, sedi! Bravissimo! Briden! Sedi vuol dire siedi, ed è bravissimo! Bravo! E la zampa? La zampa? Ah, la zampa? Di tacco, tacco, tacco! Te le dà tutte e due le zampe! Bravissimo! Bravo, Brinček! Briden, Brinček! È fuori di lui! Wow, però, questo albero è stupendo! È splendido! È splendido! Che cosa ci stai portando, Brinček? Che cosa... Mi ha portato una coperta, grazie Brin, perché lui ha una cuccia enorme in garage e si strascina le coperte in giro, evidentemente. Ah, lui piace così, no? Bravo Brin, bravo Brin, sembra un lupo. Dai, entriamo che io ho freddo. E guardate un po' che cosa ci ha preparato la nonna di Tomas, perché è il mio preferito. È il panettone tagliato a stella con la crema. Crema? E crema? Crema? Pasticcera? Crema pasticcera? E mascarpone. E mascarpone. Wow! Guardate che bontà, ragazzi! Come primo, cosa abbiamo? Dillo in sloveno. Pasta e fagioli. In sloveno, no, in dialetto. Pasta e un fagiolo. Cioè? Cioè la pasta e il fagiolo. Pasta, pasta e fagioli? Sì. Buon appetito. Grazie a te tanto. Siamo tornati a casuccia. E adesso mi cambio. Il nostro albero, fatemi indietreggiare, che bello, è bellissimo. E adesso mi cambio, ovviamente mi sono già tolta le scarpe e qui posizioniamo la borsa. Eccola qua, questo è il suo posto, anche se non ci sta proprio giusto, dovrei scegliere un altro posto perché tocca con i manici. Oh, signor Garou Denver, no, tu in camera non ci vai, non ci vai, il signor gatto Denver. Ok, allora vado in armadio, vabbè. Il tuo posto preferito, il tuo posto preferito, gradino duro bianco, sei duro bianco e un poco arancione, guarda qua, qua un poco arancione. Eccomi qua pronta per lo struccaggio serale, la skin care. Intanto volevo farvi vedere, perché mi avete chiesto in tantissimi qual era il gel che metto per asciugare i brufoli, ed è questo, è l'Epiduo gel, però è, va prescritto da un medico, quindi se ve lo prescrive il dermatologo è perché vi serve, altrimenti insomma non potete, non è una cosa che si può prendere in farmacia così, è un prodotto appunto che è soggetto a prescrizione medica e io lo metto soltanto sui vari brufoletti, lo mettevo su tutta la zona dove avevo l'acne, adesso invece vado a stenderlo appunto soltanto se mi compare un brufoletto, soltanto sulla zona appunto del brufoletto. Ok, quindi volevo solo rispondere perché ho avuto talmente tante domande su questo, quando nel video vi ho detto che se mi compare un brufoletto ci metto questo gel che poi mi fa comparire la crosticina e mi asciuga il brufolo, ecco, sono esplose le domande. Però attenzione che appunto è un farmaco, quindi non so se è proprio un farmaco, comunque ci vuole la prescrizione medica e deve essere il dermatologo, comunque il medico, a dirvi che ne avete bisogno. Ecco, questo è quanto. Ah, e poi altra domanda che mi avete fatto in tantissimissimissimi, non mi ricordo in quale vlog, ma praticamente io mi stavo truccando e avete notato che assieme al fondotinta ho messo sulla mano, ho spruzzato un po' dello spray, e quello mi avete chiesto anche in tantissimi, ma di che spray si tratta, cosa hai messo, cosa hai mescolato con il fondotinta, e quello è uno spray, è lo spray fissante per il trucco dell'Urban Decay. In realtà funziona con qualsiasi spray per il trucco, faccio così perché uno, il fondotinta rimane molto più naturale sul viso, due, dura molto 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 di più. Provare per credere, secondo me è meglio mischiare lo spray fissante al fondotinta quando lo si va ad applicare piuttosto che spruzzarlo poi alla fine. In realtà io faccio entrambe le cose e ho notato tanta differenza, quindi provare per credere. Se magari avete un fondotinta che non funziona benissimo, non vi dura eccetera, magari con questa tecnica vi dura di più, oppure se è un ottimo fondotinta, comunque con questa tecnica è veramente, cioè a prova di
tutto, neve, acqua, diluvi, cioè veramente siete tranquille. No, io è una cosa che sto facendo nell'ultimo mese e mi ci trovo molto bene, quindi sicuramente la consiglio. Volevo in realtà parlarvene in un Get Ready With Me o in un video in cui mi trucco, ma non ho fatto in tempo perché l'avete visto nel vlog e ho ricevuto un sacco di richieste. Quindi sì, si vede che questo pigiamino mi piace tanto, credo, vero? Amo i My Little Pony, amo questo pigiamino. Comunque adesso struccaggio time e sto per finire il mio Remove It Makeup Remover Oil Free di Benefit. Come sapete non posso utilizzare struccanti che contengono olio perché altrimenti mi si staccano anche le extension alle ciglia, e con questo mi trovo molto molto bene, molto delicato. Ho legato i capelli così non vanno sul viso quando mi strucco. Let's start struccaging. Penso che Tomas direbbe così, per dirlo nel suo inglese. Struccaging time. Poi glielo chiediamo se è corretto oppure no, che magari sbaglio e non si sa. Comunque mi piace il fatto che a fine giornata mi metto qui e mentre mi strucco chiacchiero un po' con voi. Ormai ho i miei rituali, tipo che all'inizio della giornata vi faccio vedere i calendari dell'avvento, poi mentre cammino magari vi faccio vedere l'outfit, e altro rituale è che la sera mi metto a chiacchierare un po' con voi o nel lettone oppure mentre mi strucco. Tra l'altro in tantissime voglio ringraziarvi, perché in tantissimi vi state preoccupando per Tomas, per il suo ginocchio, quindi grazie davvero. Lui adesso si sta facendo la doccia ed è già parecchio tardi per questo, altrimenti ve l'avrebbe detto lui, però è molto contento che insomma ci teniate a lui e legge, gli faccio leggere, in realtà non li legge, ma io gli leggo tutti i commenti belli che ci scrivete ed è super 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 contento davvero, proprio mi fa dei sorrisoni, è bellissimo. E quindi voglio ringraziarvi perché vi preoccupate. E ho una buona notizia da darvi, perché ieri, ve lo dicevo qualche giorno fa, ieri siamo stati dall'ortopedico che ha visto il risultato della risonanza magnetica che ha fatto appunto al ginocchio quando l'abbiamo fatto qualche giorno fa, e sta facendo adesso, facciamo una serie di 3 iniezioni di cortisone per sgonfiare perché è molto infiammato, e poi e c'è all'interno anche antidolorifico, quindi cortisone che è antinfiammatorio e antidolorifico localmente, quindi non deve prendere farmaci eccetera, ma va appunto ad iniettarle nel ginocchio. E ieri ha fatto la prima iniezione, oggi sta già molto meglio, nel senso che non ha più dolore, ha soltanto un po' di fastidio, ma se dalla prima iniezione già sto spargendo struccante ovunque, se con la prima iniezione già sta meglio, appunto dopo la seconda e dopo la terza starà bene, quindi siamo molto contenti. Altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi prima, perché oggi è stata una giornata in cui praticamente ho corso tutto il tempo, e dopo che sono stata, cioè quando sono stata dal dentista, gli ho parlato perché ho questo dente che non si vede ma è leggermente sovrapposto a questo, e anche questo dente è un po', cioè magari lo vedo solo io, non lo so, però per colpa del problema che ho alla mandibola, la parte superiore non si chiude bene come dovrebbe, di conseguenza si sono leggermente spostati questi denti, e mi ha detto che posso pensare, ovviamente dopo le feste se ne riparla, anche perché noi non siamo qua praticamente fino a metà febbraio, però mi ha detto che si può appunto pensare davvero a tenere per qualche mese l'apparecchio fisso, e penso proprio che lo farò perché voglio assolutamente raddrizzare questi denti, e lui vorrebbe che lo tenessi per un anno proprio per risolvere il problema che mi ha creato la mandibola, nel senso del morso, perché da questa parte si chiudono i denti, da questa parte invece vedete che ho lo spazio. Questo è a causa appunto della mia mandibola, che comunque il gnatologo mi sta sistemando, questo è un problema che comunque sto sistemando con l'apparecchio mobile che ho durante la notte, però appunto lui vorrebbe che lo tenessi per un anno, io credo che lo terrò soltanto per 3 mesi, giusto il tempo per raddrizzare i denti, e dopodiché tornerò a quello mobile e basta, perché non voglio stare un anno con l'apparecchio fisso. Altra cosa che volevo menzionare è che quando ho detto le date eccetera, quando saremo via di casa in questo periodo eccetera per i vari viaggi, molti di voi si sono spaventati, mi hanno detto no, ma non devi dire quando sei via eccetera. Allora volevo rassicurarvi anche su questo, perché in realtà quando noi siamo via la casa non è vuota, perché uno, c'è la signora delle pulizie, numero 2, comunque viene mia mamma e mio papà a fare i cat sitter, e vi anticipo che nemmeno di notte la casa non è vuota, quindi non vi preoccupate assolutamente per questo, perché non l'avrei detto così tranquillamente. Oltretutto quel commento famoso
in cui si diceva appunto che il mio indirizzo, in cui questa ragazza, non lo so chi, ha dato il mio indirizzo di casa, ripeto ancora non so come l'abbia saputo, e comunque quel commento è rimasto online molto poco perché fortunatamente l'ho visto subito. Questo è quanto, volevo solo rassicurarvi su questo, perché anche se noi non ci siamo, casa nostra non è mai vuota. Come al solito ho usato parecchio, quindi parlo stranissimo. Noi adesso andiamo a nonna. Buonanotte. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.